Ciao, bentornato, io sono Pasquale ed oggi volevo dirti come io di solito mi muovo per capire quando voglio entrare in una posizione stock, cioè in un'azione, o perlomeno quanto vorrei guadagnarne nel medio termine, cioè quello che considero io fra i 2 e i 5 anni, in una posizione che non mi dà dei dividendi. Anche se le azioni poi sono quelle che mi andranno a dare dei dividendi, per cui mi forniscono una rendita mensile, mi metto sempre nell'ottica che tutte le aziende che vanno a comporre il mio portafogli devono per forza essere aziende growth, e cioè devono andare a crescere nel tempo il loro valore. Questo perché nel caso in futuro io volessi andare a vendere quelle azioni, vorrei ovviamente andare a realizzare una plusvalenza piuttosto corposa. Per cui questa metodologia si può anche usare nel caso in cui queste azioni tu le voglio tenere poi nel lungo periodo. Per cui devo sempre orientarmi verso un ottimo investimento che mi avvicini giorno dopo giorno, anche se piano piano, alla mia indipendenza economica. Andando a parlare di ottimi investimenti, ti vorrei come sempre ricordare che sarebbe un eccellente investimento per te, ed anche per me ovviamente, se tu ti iscrivessi a questo canale, andando a cliccare la campanella delle notifiche, anche per non perderti nessun video successivo. Ti assicuro che è gratis e per me è una grossa azione che andrà ad essere molto significativa. Nel video di oggi ti mostrerò come compilo un file. Questo file, così come le informazioni che ti do, non sono farina del mio sacco direttamente, ma ho fatto un corso proprio su questo argomento e che per cui ti andrò ad esporre quello che ho imparato in questo video. La cosa che ho fatto è quella semplicemente di aver tradotto i termini in italiano di questo file e che ti andrò ad illustrare in questo video. Il link per scaricare il file Excel lo trovi qui sotto nella descrizione appunto del video. Bene, quali sono le variabili che guardo prima di decidere se investire oppure no in un titolo? E poi, come faccio a determinare il prezzo a cui io voglio acquistare quel titolo? Ci sono due metodi, uno un po' più semplice, ma che non prende in considerazione la crescita che poi l'azienda andrà, o che potrebbe, più che andrà ad avere nel futuro, e per cui questo metodo andrebbe utilizzato solo ed esclusivamente come una linea guida per valutare a spanne il tuo investimento. Ad esempio, lo uso quando devo fare una cernita di titoli che voglio andare a monitorare. Il secondo metodo invece è quello del file Excel che ti farò vedere più avanti nel video, che invece tiene anche in considerazione la crescita che l'azienda e per cui le sue azioni dovrebbero, condizionale, avere nel futuro. Dico dovrebbero perché, come sai, nel mercato degli investimenti e soprattutto in quello delle azioni in particolare, tutto è un condizionale. Ovviamente ti ricordo, prima di proseguire, che puoi sempre cliccare sul pollice in su di questo video se è di tuo gradimento e che puoi condividerlo con persone che come me e magari come te sono intenzionate a crescere nella conoscenza del mondo della finanza, del risparmio e degli investimenti, crescendo assieme. Per il primo metodo abbiamo due alternative. Nel primo caso utilizziamo come valore di riferimento l'EPS, che è un acronimo per l'inglese Earnings per Share. Questo valore lo puoi andare a trovare sui siti, vari siti. Io mi reco a trovarlo su un sito molto famoso che sicuramente conoscerai anche tu, che è Yahoo Finance. Qui vado a cercare tutti i miei dati. In questo esempio prendo l'azienda Target Corporation, che ha il ticker TGT. Ora vado a cercare nella barra delle ricerche di Yahoo Finance proprio questo ticker, ed eccolo qui. Se vedi, se scorro qui in basso, abbiamo l'EPS, che per questa azienda è 6,25. A questo punto basta moltiplicare il valore di 6,25 per 10 e si ottiene il fair price, cioè il prezzo che dovrei pagare per fare del profitto. In questo caso il costo ideale per azione sarebbe 62,50 euro. Come però puoi vedere, la quotazione al momento di target è il doppio. Per cui, guardando questo parametro, sembra che non sia conveniente assolutamente comprare ora. Tra l'altro anche Yahoo Finance, come vedi, qui la dà come overvalued. Perché per 10 moltiplichiamo? Perché quello sarebbe il ritorno in termini di profitto che si vorrebbe avere nel lungo periodo. 10%. Se invece io volessi fare un 5% di profitto, in quel caso lo moltiplicherei per 20. E perciò in questo caso io dovrei andare a pagare quell'azione per fare appunto un 5%, 6,25 per 20, 125 euro ad azione, che è abbastanza simile ai 129 a cui l'azienda è quotata in questo momento. Ma come dicevo prima, questo metodo non include il guadagno dei earnings e per cui bisogna aggiustare il tiro. Questo secondo metodo ti darà sempre un valore di massima di valutazione, ma ti dico che è anche un metodo che usa Warren Buffett per fare appunto lo screening delle aziende che va a valutare per i suoi investimenti. Si devono usare i cosiddetti owner earnings,
Come trovarli? Bisogna sempre andare a cercare su un sito web. Per cui si va su Google, si digita Guru Focus, digitando appunto Guru Focus e poi il nome dell'azienda, che in questo caso è Target. Qui, per ottenere gli owner earnings, non faccio altro che prendere il valore che qui sotto vedi chiamato come price per owner earnings e vai a dividere il prezzo attuale di mercato delle azioni per questo valore e poi ovviamente lo andrò a moltiplicare per 10 se voglio ottenere un 10% di profitto o per 20 se voglio ottenere un 5% di profitto. Per cui divido 129, che è il valore dell'azione al momento, per 15.72, che è il price per owner earnings, ed ottengo il valore degli owner earnings. Moltiplicando per 10 ottengo un fair price di circa 82 euro per azione, ben al di sotto del prezzo attuale. Ma c'è un modo per avere un valore migliore, che sia più attendibile, che tenga magari in considerazione anche della possibile crescita che l'azienda andrà a fare dei suoi profitti? E poi questo metodo ti darà un pochino più di affidabilità? Sì, c'è, e per questo video andremo a utilizzare un file Excel che calcolerà in maniera più precisa il fair price, detto anche intrinsic value, delle aziende che valuto e che valuterai anche tu magari in futuro, tenendo conto anche della crescita. Ti voglio ricordare che io non sto qui invitandoti con questo video ad andare ad investire e neanche ti sto dando una consulenza finanziaria, perché, come ti ho detto molte volte, non ne ho la competenza. Qui si parla solo delle mie esperienze personali. Se hai intenzione di andare a investire, studia bene l'argomento per conto tuo, oppure rivolgiti a un consulente esperto del settore. Per questo esempio in particolare andiamo a utilizzare le azioni di Facebook, che tra l'altro è una di quelle aziende che sto valutando di inserire nel mio portafoglio Growth, non appena troverò un buon punto di ingresso. Per cui vado di nuovo su Yahoo Finance e qui prendiamo nuovamente il valore degli EPS, che in questo caso è 6.26. Ora abbiamo bisogno del valore di crescita stimata che si ha per Facebook nei 5 anni successivi. Per cui andiamo a cliccare sempre qui su Analysis e poi scendiamo giù in fondo nella sezione Growth Estimate e qui troviamo e prendiamo il valore dei Next 5 Years. Bene, ora andiamo nel file Excel e compiliamolo e ti spiego anche i passaggi. Bene, in questa casella inseriamo il valore attuale dell'EPS. Qui abbiamo il nostro valore di partenza. Come vedi, nell'ultima colonna dobbiamo inserire due valori: quello delle aspettative di crescita dei prossimi 5 anni e poi quello che ci aspettiamo che l'azienda possa avere fra i 5 e i 10 anni successivi. Per cui inserisco appunto il nostro EPS, trovato su Yahoo Finance, qui, di 6.26. Poi andiamo sulla destra e aggiungiamo il valore di crescita stimato dei prossimi 5 anni, che è appunto 17.98. Per i 5 anni successivi di solito stimiamo il 10%, essendo il business in crescita, non può comunque essere sempre in una crescita così forte, o perlomeno dobbiamo e devo essere sempre molto conservativo. Io cerco di essere il più conservativo possibile. In questa casella invece aggiungiamo come moltiplicatore il PE. Al momento io uso 15 perché il valore attuale è quasi di 33 e per cui è un PE molto ma molto alto. Meglio essere come sempre conservativi. Ho messo come profitto desiderato per le mie azioni il 10% e come vedi il prezzo da pagare sarebbe di 204 euro. Non estremamente distante dal valore attuale delle azioni di Facebook. Se voglio ovviamente ottenere un profitto minore, tipo del 5%, il prezzo che potrò pagare sarà più o meno sopra i 300 dollari. O se volessi un profitto più alto, ovviamente il prezzo da pagare sarebbe molto più basso. Trovi il link di questo file Excel, ovviamente qui sotto nella descrizione del video. Ci puoi giocare quanto vuoi, è tuo. A proposito, ti ho mai detto che ho un account Patreon dove, se vuoi, puoi supportare il mio canale con un piccolo contributo mensile? Trovi il link qui sotto. Pubblicità strategica. Non è progresso, è strategica. Sarebbe mio progresso in realtà, ma è un altro discorso. Bene, fammi sapere cosa ne pensi di questo argomento lasciando un commento qui sotto. Scambiamoci delle idee su questi contenuti e dimmi se trovi questo file Excel di tua utilità. Poi se hai altre informazioni utili, mi farebbe molto piacere che le condividessi con me, così che possiamo imparare insieme altre tecniche per capire come valutare meglio il prezzo da pagare per un'azienda. Se il video ti è piaciuto, ovviamente ti chiedo di distruggere quel pollice in su, iscriviti al canale e cliccare la campanella delle notifiche e condividere questo video con tutte le persone a cui pensi possa interessare. Per oggi è tutto, ti lascio andare. Ci vediamo al prossimo video. Ciao!